tutti, sono l'architetto Raffaella Sasso, curatrice del blog Kitchen Tips. Siamo al Salone del Mobile Eurocucina 2014 nello stand della Snaidero. Siamo qui con l'ingegnere Paolo Pininfarina, presidente della Pininfarina, che collabora con la Snaidero da numerosi anni, con l'esattezza 25. Infatti in questa occasione ha presentato, la vediamo qui esposta, la Ola 25, che riprende il progetto della Ola 20, ma con una connotazione più aulica, più esclusiva, una fuoriserie appunto. Prodotta solo in 84 pezzi unici, quanto gli anni dell'azienda Pininfarina, un progetto ambizioso, di forte impatto visivo, ma chiediamo direttamente all'ideatore, come è nato questo progetto? Ma dunque, io se penso a quando stavamo iniziando a lavorare su questo progetto, quando abbiamo immaginato la Ola nel 1989, sono passati 25 anni, questa cucina è giovanissima, è freschissima, ha saputo rinnovarsi continuamente. Rappresenta il progetto Ola probabilmente il più importante progetto di design mai sviluppato dalla Pininfarina al di fuori del settore tradizionale dell'automobile. 25 anni di storia sul mercato, 25 anni di design di rinnovamento continuo, abbiamo voluto festeggiarli facendo una quarta versione della Ola. C'è stata una versione originaria nel 90, la Ola 2000 nel 2000, la Ola 20 4-5 anni fa, adesso la Ola 25, che è diciamo una serie limitata, come diceva lei, che ne esalta ancora di più il valore iconico, se vogliamo. Infatti vediamo che lei ha ripreso anche i materiali che vengono proprio dal settore automobilistico, quali la laccatura micalizzata che possiamo vedere qui, che questo è un nero opaco, e anche la fibra di carbonio. E la cucina è una macchina, è la macchina più complessa della casa, che deve avere delle prestazioni, deve avere delle funzioni, dell'ergonomia, più assimilabile se vogliamo nel funzionamento all'interno delle automobili. Poi la cucina però ha delle dimensioni, ha una scala simile a quella dell'automobile, quindi anche il design di esterni della cucina secondo noi deve essere carico di personalità, deve essere emozionale, quindi ci sono delle affinità, sì. E poi riprendevo proprio una sua frase che dice: un bel design non può esistere senza essere pratico e una perfetta funzionalità non può essere raggiunta senza una forma perfetta. Ci può spiegare meglio questo approccio alla progettazione? Sì, io penso che il design sia la soluzione esteticamente, un buon design, una soluzione esteticamente gradevole di requisiti funzionali. Quindi soddisfare delle funzioni, quindi la praticità, l'utilizzo del prodotto non deve essere, diciamo, una limitazione alla creatività del designer, anzi deve essere uno stimolo, perché dare un bel vestito a queste funzioni è quello che poi dà la personalità a un design e consente di arrivare al successo. E invece un altro progetto che è sempre esposto qui in fiera è l'Idea. L'Idea, che lei ha rivisitato, è stata il primo esempio di cucina senza maniglia, quindi sempre molto pulita, dalle linee essenziali. E due anni fa, a Eurocucina 2012, è stato presentato il modello Idea 40. Cosa differenzia quest'anno rispetto a due anni fa? L'abbiamo evoluta negli accessori, rendendola ancora più pratica, più contemporanea. L'abbiamo evoluta nei colori, nei materiali, nelle finiture, allargando anche, diciamo, la sostenibilità economica del prodotto con, diciamo, dei trattamenti più a portata di mano, ecco, più diciamo, consci di quello che è il mercato italiano e il mercato europeo. È un prodotto degli anni 70 che Snaidero ci ha chiesto di riproporre con una nostra interpretazione nel 2000, lo abbiamo poi nuovamente riproposto due anni fa, e anche questa è la dimostrazione che la nostra collaborazione con Snaidero va al di là del singolo modello, ma è veramente strutturale dopo tanti anni. Che cosa si sente di suggerire ai giovani che si avvicinano a questa professione? Di non pensare di poter fare troppo affidamento sulla creatività singola, sulla loro creatività. La creatività è importante, ma nasce anche dall'esperienza, dalla curiosità e dal lavoro di gruppo. Quindi non aver paura di lavorare in squadra, non aver paura di cambiare, di confrontarsi con ambienti diversi, mondi diversi, culture diverse, e non aver paura di lavorare insieme agli altri, cioè crescere anche attraverso la curiosità multisettoriale. C'è sempre qualcosa di nuovo da imparare dalle altre culture, dai materiali, dalle nuove tecnologie, tenersi aggiornati e mettersi continuamente in gioco con esperienze nuove.